Stavo vedendo stamattina questo. Nessuno ti ha eletto, ma decidi la vita delle persone. Perché proprio tu, Mario Draghi, sei salito sul panfilo Britannia, bravo, davanti ai delegati della City di Londra, che non sono certo dei benefattori dell'umanità, e hai esaltato le privatizzazioni. Quello che ti riesce meglio. Eccolo, ho visto questo. Anche se ho fatto una guida su come riconoscere i mostriciattoli, i lupi, purtroppo la pecorella continua a cascarci. Un altro fattore, diciamo, che bisogna tenere in considerazione, oltre alla giacca e cravatta, sono quando qualcuno ti mette dei libri dietro. Molto importante. E soprattutto quando ti parla di reali, così, insomma. Lui è Edoardo Vitale, direttore dell'Alfiere, presidente di Sud e Civita. Sembrerebbe che dica cose bellissime, no? Ma non basta, perché comunque è semplicemente a dire cose bellissime. Lo dicono tutti, no? Semplice. Io sono andato sul suo sito. Questa foto qua, senza andare nel dettaglio, io non lo so, quando vedo gente in giacca e cravatta e gente così con la tunica tutta bella cicciottella in salute, con tutti questi marmi e tutte queste croci templari, diciamo, la corona, che è quella che ti sta schiavizzando in questo momento. Non so perché, ma a me mi viene qualche dubbio, diciamo. Comincio ad avere qualche dubbio. Poi, quando vado a vedere questo evento che stavano promuovendo su Facebook, vado a vedere chi va a partecipare, no, a questa Sud e Civiltà, no, che di quel tizio che ho fatto. E vado a vedere gli invitati, no? Interventi di... C'è un sindaco, c'è un maggiore della polizia, c'è un docente universitario, c'è un avvocato, c'è un giornalista. E poi arriva lui, che è un magistrato, quello che ho fatto vedere prima. Cose che dovrebbero far riflettere. Sempre più spesso sventola nei cieli del sud questa antica bandiera. Ecco, lui, credo sia il nipote suo, farà adesso un video dove ci spiega perché è importante ritornare alla tradizione, cioè ritornare, cambiare per non cambiare, diciamo. E lui adesso ci dice quanto è bellissima questa... Ecco, lui adesso ce lo spiega. Mio nonno Silvio, con la rivista L'Alfiere, fu tra quelli che più si impegnarono per riaccenderne il ricordo. Ah! C'ha Fole? Fole? Ah, io.
nostri governanti del passato, a cominciare da questo qua, poi questi qua, ci fanno un po' di storia, ci parlano bene dei Templari, brava gente. Ecco, Ruggero I riceve le chiavi, che bello che Ruggero I, che bello che quest'altro mostriciattolo, ah, che bella l'imperatrice romana, che bello quest'altro imperatore. Insomma, fa tutta una cosa, no? Il re aveva il suo mandato da Dio, ricordiamo, perché tu sei niente, io sono Dio e tu non sei un cazzo, diciamo, no? E ci fanno adesso la spiegazione di queste belle fenici che non hanno nessun significato, ovviamente. E croci su croci, i templari, eccoci qua, i templari, insomma, hanno un po' di significato, diciamo, no? Ecco, lui ci fa tutta una storia, e questo è il figlio suo, no? E c'era qualcuno su Facebook che praticamente aveva condiviso questo video, e come ho detto, non basta semplicemente parlare male del governo, perché insomma si tratta sempre dei soliti mostri, diciamo, loro magari sono di sangue, e vediamo il suo collo lungo è molto significativo di gente col sangue giusto, diciamo, che prendono in giro la pecora. Vediamo un po', che mi era piaciuto qua, prende in dettaglio, ecco qua c'è addirittura le due colonne massoniche e le due teste massoniche dell'aquila, l'aquila che sarebbe Fenice. Però insomma, ormai ho perso la speranza, perché nessuno gliene frega niente alla fine. Ecco, questo sei te, pecorella, appeso sotto la loro stemma. Ah, che bello, altri mostri. Ci parla di altri mostri e ci dice come erano belli e buoni, guarda. Ma te faccio sentire. Non regneranno a lungo sulle nostre terre. Vedete questo ritratto di famiglia? Sono i componenti del ramo spagnolo dei Borbone, con al centro il re Filippo V. Il ragazzo che chiude la scena è Carlo. E ragazzo, io chiamerei Scarafaggio, però vabbè. Questa è sua madre Elisabetta Farnese. Grazie a lei, che si batte per il riconoscimento dei suoi diritti ereditari, Carlo diventerà un grande protagonista della storia. Nel 1734, durante la guerra di successione polacca, cioè invece di vomitare, questi parlano di questa gente come se fossero dei grandi condottieri. Al comando delle armate spagnole, il 18enne Carlo prima conquista il regno di Napoli e l'anno successivo il regno di Sicilia, sottraendoli alla dominazione austriaca. Nel 1735 è incoronato re a Palermo e nel 1738 è riconosciuto sovrano dei due regni dai trattati di pace. Questo qua è quello che costruì la reggia di Caserta, che è un po' massonica, come abbiamo visto con l'altro Scarafaggio. In cambio della rinuncia agli stati dei Farnese e dei Medici in favore degli Asburgo e dei Lorena. Abbiamo vomitato abbastanza, no? Andiamo un po' più veloci. Ecco il giglio, come se niente fosse, lui lo fa vedere come una cosa bella. Croci e stelle a 8 punti, è proprio like there's no tomorrow. Fenici ed è tutto, è il Papa, l'ordine di San Mostro. E tanta bella gente che ci fanno vedere come eroi. Ecco, loro adesso vogliono catturare un po' di polli. Ecco che ci presentano altre bandiere, no? Sentiamo un po'. Possono indebolire il legame fra due popoli fratelli, reso indistruttibile da millenni di civiltà e di storia in gran parte comune. Questa è la gloriosa bandiera del Regno di Sicilia, caratterizzata dall'aquila che regge lo stemma. Ci è stata donata da un amico siciliano e noi la conserviamo come testimonianza della necessità di una battaglia comune. In un mondo globalista e materialista che, imponendo il pensiero unico, tende a negare e a schiacciare le nostre tradizioni e la nostra civiltà. In ogni caso,
Noi che non sogniamo affatto impossibili ritorni al passato. Amiamo e rispettiamo la nobile bandiera del Regno delle Due Sicilie, per difendere la quale hanno versato il sangue tanti soldati e civili napoletani e siciliani. Quella bandiera che al momento della resa di Messina il comandante Fergola fece tagliare in tanti pezzetti e distribuire ai difensori perché non cadesse nelle mani del nemico. Concludendo, possiamo affermare con Silvio Vitale che lo stemma del Regno delle Due Sicilie è testimonianza di una storia non provinciale, ma europea, mediterranea, intercontinentale, legata dapprima con gli Svevi ai destini dell'impero e di Gerusalemme, con gli Angiò ancora alle vicende di Gerusalemme e dell'Ungheria, poi con gli Aragonesi a quelle della Catalogna, che anche ha avuto un viceré napoletano, con i re cattolici e con gli imperatori Carlo V e Filippo II, all'espansione e alla difesa del cattolicesimo e in tutti i campi d'Europa e d'America contro chi minacciava la nostra civiltà. Questa storia, con gli ultimi... Ma chi minaccia voi i mostri giattoli? ...indipendente, pacifico e civile, che pur tra mille insidie e tradimenti prende il suo posto di lotta a difesa della tradizione e degli autentici diritti del popolo contro la prepotenza delle forze anticomunitarie, il loro furioso... Anticomunitarie, anti New World Order... erano i più Gerer. Assalto al potere. E questo stemma sulla candida bandiera trasmette ancora oggi un'idea di incontaminata libertà. Ok, abbiamo... credo che abbiamo vomitato abbastanza. Possiamo anche aumentare un po' il volume perché... vediamo un po' di... Oh boy! Adesso sta parlando bene di un re che è stato così buono che ha dato un po' di terra ai sudditi. Un po' come da noi in Albania in comunismo, lo Stato dava... c'erano le cooperative, cioè, insomma, tu lavoravi ma la terra non era tua, diciamo, non c'era proprietà privata. E piano piano ci stanno dicendo che che bello che erano questi imperatori che davano un po' di terra qua, là, 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 allo schiavo che lo doveva lavorare e poi gli doveva dare quello che... Sentiamo, sentiamo. L'esperimento di San Leucio che adesso farò vedere. E però notiamo, insomma, lui è un magistrato, è circondato da altra gente in giacca e cravatta. Qualcosa dovrebbe... E ti sta parlando bene del comunismo, diciamo, in un certo modo. Diciamo. Un esperimento di democrazia, è bellissimo. Democrazia. Infatti, come ho detto in altri video, anche in comunismo chiamavano democrazia la cosa, perché quando c'erano le elezioni che tu dovevi andare a votare il dittatore, praticamente lo chiamavano democrazia. Quindi democrazia, comunque c'è qualcuno che ti controlla, non ce la faccio più, c'ho veramente i coglioni pieni di vedere sto vomito e di vedere proprio l'energia che se ne va per niente, proprio. Che palle veramente. Ecco, lui dice, qualcuno lo chiama proto-socialismo, cioè un po' un inizio per la prima fase di una prima diciamo fase di socialismo. Socialismo Pecorella sarebbe il nuovo ordine mondiale. Ma lui dice no, non era socialismo. Era umanità. Era umanità. Il re dava un pezzo di terra che dovevi lavorare, che non era tuo, e dovevi... il frutto del tuo lavoro lo devi dare al re. Ma che buono, era umanesimo. Era dottrina sociale cristiana. Dottrina sociale cristiana. Ah, no, è ricominciato. Aspetta, no, andiamo. Quindi questo era lui che lui amava così tanto, questo Ferdinando II. Non so, c'ha un mostro, certo. Erdegra. Gente semplice che amava il popolo, addirittura lo faceva lavorare. È
meno male. Voi cazzo, viva. Vabbè, almeno questi qua di oggi ci vogliono proprio ammazzare. Stavano un po' meglio di noi. Protosocialismo, c'è un articolo mettendo protosocialismo è l'esperimento di San Leucio, che è un paesino proprio lì vicino a Caserta, alla Reggia. È quella che... E poi loro dicono, ma era normale allora essere così, era... c'era il re, era una cosa normale. La Costituzione di San Leucio è quella che solo un sovrano assoluto poteva concepire e concedere ai suoi sudditi, considerati alla stregua di figli che rimangono perpetuamente in età minore. Non si può né deve meravigliare, perché quelle idee permeavano tutto questo periodo. Insomma, era normale essere schiavi. Noi siamo sempre stati schiavi, pecorella. No, perché Lucia Fava mi dice, ma ci sono i segni dei tempi. Segni dei tempi? Ma sta a vedere come sta, come vivevano prima. C'era il re, insomma, un po' come oggi. Segni dei tempi ci sono sempre stati, perché l'uomo, la natura dell'uomo, il cuore dell'uomo è sempre quello. Sono sempre le pecore. E quelli che controllano le pecore. Ah, che palla di... Vediamo cosa dice qua il mostro. Ah no, aspetta, mo parla male, classico bio blu, diciamo, contro il neoliberismo. Liberismo, ideologia criminale che ci ha ucciso ancora e ci uccide oggi. Allora è certo, perché siete sempre voi che cambiano, cioè, cambiano le apparenze, sono sempre gli stessi che ci controllano. E qui volevo fare una carrellata di schermate dove faccio vedere, guarda come viene spinto questo neoliberismo, siccome loro ci vogliono portare in comunismo, che loro chiamano democrazia, devono far passare come qualcosa di negativo il capitalismo, che chiamano anche neoliberismo, perché avevamo la proprietà privata, ma siccome dobbiamo andare in un mondo dove tu possederai nulla e sarai felice, ci devono dire quanto è cattivo il neoliberismo, il capitalismo, diciamo, no? E qui vediamo tanti mostriciattoli, diciamo, che, tanti video dove parlano gente di un certo livello che dice, ma pecora, tu, classe media, devi sparire, non devi possedere più niente. Da dove deriva e dove vuole arrivare questo neoliberismo? Il flagello del neoliberismo. Ecco, qui abbiamo dopo il neoliberismo, perché hanno deciso, non è che, ma scusa, io vorrei avere la proprietà, anche se non ce l'abbiamo la proprietà privata, ragazzi, neanche oggi, però per dire, parla Stiglitz, un altro scarafaggio, il neoliberismo, questo è il fusaro nostro, ovviamente ci sta cercando piano piano di farci accettare il comunismo che sta per arrivare, ovviamente. Riscossa Italia, la follia criminale del neoliberismo. Parla Marco Mori, com'è bello Marco Mori, è buono, è intelligente. E qui ci abbiamo, respira, concentrati. E questo mostriciattolo qua, Mauro Scarduelli, ho fatto video su di lui, dove lo prendo in giro, perché... Basta, metti play su un video suo, c'è, cioè, proprio da farse risate, proprio che non ce la fai più. E noi vediamo i titoli. Ne va del nostro benessere. Togliamo fuori la proprietà privata, dammela a me a pecora, lui c'ha i soldi. E come influisce il neoliberismo nelle relazioni? Ce lo dirà lui, l'esperto. Condurre la lotta al neoliberismo. Femminismo e neoliberismo. Ah, cattivo patriarcato. Ecco il nostro mostriciattolo qua. Dalla 7, pecorella. Il flagello del... Anche il Papa è contro il tu avere una proprietà privata, avere soldi, diciamo. Neanche al Papa piace il neoliberismo. E Chomsky? Chomsky, che è quello che...
qui c'è Bieblù, ovviamente, se non ha spinto lui più non riesco a parlare. Chomsky, che è quello che ha detto che per isolare i non drogati, i non questi qua che non si può manco di, perché viviamo in Cina. Questo è il Carlo Borbone, che lui diceva che era così buono, che ha costruito la reggia di Caserta, che, come ricordiamo nell'altro video, è molto esoterica e ha molti significati nascosti. Ma attenzione, perché questo è il libro che ha scritto quello là, l'alfiere là, che ho fatto vedere prima, l'albergo. Guarda che altro ha fatto il re qua, il mostro qua. L'albergo dei poveri ha fatto un palazzo maestoso, dove al centro della capitale, in cui gli emarginati, creati da noi mostri, divengono destinatari di una solidarietà trionfante e concreta, aliena da ogni snobismo. Ah, se ci fosse cervello dall'altra parte, uno riderebbe, però siccome butti queste cose così, non vanno da nessuna parte. E lui ha fatto anche un video dove parla bene di Maradona, cuore ribelle di Napoli del Sud. Cuore ribelle, Maradona, il massone, il pedofilo, calcio che distrae i zombie, c'ho la pecorella. Guarda quante minorenni si è fatto questo. E ricordiamo che anche Maradona amava il comunismo, perché il comunismo è buono, stato potente, e questo nuovo comunismo fa uso anche di distrattori, diciamo, di questi soggetti qua, per distrarre la pecora. Questo è l'alfiere, questa è la rivista che quello là che parlava male di Draghi pubblica, eh? C'è gente con croci templari reali, sangue blu, insomma. Qui prima copertina, quel logo, la stemma immenso pieno di merda. Siamo rimasti più o meno lì, però io so che lei è stato non più tardi di un mese fa a Roma, ha incontrato il premier Giuseppe Conte, giusto? Vabbè, sono andato a vedere che si diceva in un convegno al Senato in cui si parlava di eccellenze meridionali. Ora l'audio è un po' basso, alzalo pecora, perché è molto bello questo pezzo qua, risentiamolo, alza il volume, alza palla pecorella. Però io so che lei è stato non più tardi di un mese fa a Roma, ha incontrato il premier Giuseppe Conte, giusto? Vabbè, sono andato a vedere che si diceva in un convegno al Senato in cui si parlava di eccellenze meridionali. Puoi abbassare il volume, pecora, perché adesso... E in questo incontro tradizionalista di Civitella del Tronto, lui è lì con... idolatria, con Gigli, lo stemma che abbiamo visto prima, e la fenice massonica a due teste con la corona. Che dire, ormai qui ci sono dei draghi che volano, svolazzano su quest'altro stemma qua, e qui ci sono altri scarafaggi che non vedono l'ora di cambiare le cose per te, pecorella, perché loro stanno soffrendo tantissimo. Questo è il ragazzo che abbiamo visto prima. il suo nipote. Noi abbiamo bisogno di miti e di simboli. Ipnotizzare la pecora. Senti, alza il volume, pecora. Un po' come quella cosa là. Quella con le cuffiette è l'audio, uno sente mamma così, l'audio gli dice respira, perché altrimenti, insomma, anch'io devo dire
tutto, altrimenti tu, sì, alza il volume, è basso il volume, tu lo devi alzare, pecorella. Ormai. E senti se ti dice qualcosa, ne dubito. Tutti uguali in comunismo, capito? Il simbolo ci unisce, ci fa combattere per il simbolo. Come fanno i minchi? Ah, aspetta, faccio vedere una foto bellissima. Vediamo se la trovo. Che ho messo qua? Stato mio. Oh, state zitto un attimo. Ce l'abbiamo? Ce l'ho sul mio Facebook, peccato. C'erano dei tifosi albanesi con tifosi di calcio della nazionale albanese, quindi albanesi, che avevano scritto nei spalti dello stadio. Palchi, spalti, come si dice? Il mio italiano non è perfetto, purtroppo. Ma e quindi c'avevano la bandiera dell'Albania e attaccato c'erano scritto: cioè, tu, squadra albanese, sei il mio va-ino, che non si può dire qua su YouTube. Capito? Alright. Ce l'avevo quella foto. In inglese, you are my va-in. Fuck you. YouTube. Did you get this, motherfucker, YouTube? Capito? I simboli sono importanti. E lo dice mentre è circondato da simboli un po'. Qui, a un certo punto, lui partecipa a questa commemorazione a Gaeta, dove prima che parli lui c'è uno che dice che questo mostro era un galattuomo, questo re. L'unico galantuomo è che noi abbiamo avuto è stato Francesco II. Meanwhile, Francesco II. Era questo qua. Pieno di stemmi che hanno un qualche significato, diciamo. E comunque, insomma, stava sopra te, pecorella. Erano i draghi di allora, diciamo, pecorella. E quando è morto questo Francesco II? Ecco, verso la beatificazione dobbiamo beatificare i mostri con le croci qua. Ma solo in questo mondo c'è questo ed altro. Sulla telecamera sta battendo il sole, quindi purtroppo ti perderai questa bellezza di altri tempi. Ma andiamo avanti con la presentazione, che siamo alla fine. E lui dice qua nella presentazione: io penso alla regina Maria Sofia, l'eroina di Greta. Vado a vedere una foto di questa Maria Sofia, e c'ha questo vestito un po' non proprio semplice, diciamo, con dei 666, però insomma non è quella la cosa, però comunque insomma avere questi eroi, diciamo, ti dovrebbe far venire qualche dubbio, pecorella. E poi il tizio che caricava i suoi video, il nome del canale è Trono e Altare. E c'è un'altra aquila a due teste. Oh, Fenice, insomma. Il cuore qua battente per Maria, per Lucifero, che è la fiamma qua. Lucifero. Insomma, che dire, insomma, siamo... ma vediamo cosa ne pensa lui adesso della pandemenza. Questo è il suo canale YouTube, Facebook, e praticamente dice non dovevano fare di più su questa cosa, poteva essere gestito meglio. E insomma dice: la classe politica italiana non ha predisposto gli strumenti per fare fronte a una prevedibile epidemia. Come prevedibile? Come anche tu sapevi che sarebbe successo?
E comunque sì, non è quello che voglio dire, più che altro è prevedibile epidemia. Cioè questo qua non mette nemmeno in dubbio il V, ragazzi, il V che finisce con la S. Non lo mette in dubbio, pecorella, pecorella, che mi condividi i post senza pensare, solo perché ti suona bene e lo condividi. Perché lo fai? Perché lo fai? Sentiamo adesso, siamo adesso il mostriciattolo che ci parla del VS. E ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. Questo incubo sembra non finire mai. Però... anche il mio incubo a vedete non finisce mai. Aspettavamo, perché fin dall'inizio ci dicevano niente sarà più come prima. Ragioniamo un attimo. Si dice che la salute è un bene supremo, ma anche la libertà è un bene essenziale. E tutti i popoli onorano chi ha sacrificato la salute e anche la vita per la libertà. Ah, che belle parole. Della libertà si possono... belle parole a chiappa pecora. Solo per un breve periodo. Altrimenti, persa la libertà, si vive come schiavi. Ah, che bello. Tu sì che ci libererai. Perché anche la salute. Perché della salute degli schiavi non importa niente a nessuno. Ah, queste sono proprio parole di un... di uno, di un ricco che ama il suo schiavo. La politica dovrebbe limitare le libertà solo in casi estremi e per brevi periodi. Capito? Solo in casi estremi? Capito cosa significa, pecorella? Che se ci sono i casi estremi, te lo possono tamponare il culetto, pecorella. Capisci, pecorella, che non puoi condividere così a cazzo. Vedi uno che parla bene, vai, condivide. No! O fai ricerca, vedi chi cazzo è, o non lo condividere. E andiamo, no? Fare di tutto per ripristinare le libertà. Stiamo promuovendo questi mostri che sono sempre loro, sono. E tu mi dirai, ma allora chi posso condividere? Ma che devi condividere? Devi fare, non devi aspettare che qualcuno ti salvi. Tu devi fare. Non devi aspettare che qualcuno te fa per te. Usciamo da sto cazzo di Facebook e di YouTube. E facciamo. Ovviamente anch'io sono solo chiacchiere. E niente fatti. Il presto possibile. Per ridurre l'emergenza, ripristinare le libertà, due erano le cose. Aspetta, mo ci dice quali erano le cose da fare. Si dovevano fare. Aiutare la gente a prevenire, aumentando le difese. A prevenire. Prevenire cosa? Demente. È la solita cosa che c'è sempre stata. Mannaggia. E poi la seconda lui dice, perché non ce la faccio più, mi fa vomitare, senti questo. E dovevamo dare più soldi alla sanità. Quindi più Stato. Che dire, pecora, che dire, che dire? Qui c'è un po' di gretismo, se volete leggetelo, perché non ce la faccio più. Gretismo nel senso, il capitalismo sta distruggendo il pianeta. E alla fine c'è un video, vediamo cosa c'è. Ferdinando II, gli sta facendo una pippa a Ferdinando II adesso, prego. Potresti... meraviglioso filo rosso. Cioè, lui sta parlando bene di un... in Russia. In Russia non c'è stato comunismo, non c'è proprietà privata. Pecorella. Can you see me, pecorella? Pecorella. Se non usi la testa, pecorella, rimarrai sempre pecorella, schiavarella. Al popolo, amore di patria. In Russia sono i più assassinati dalla borghesia. E Ferdinando, Francesco Ferdinando, un po' con sangue napoletano, non vede, fu ucciso a Sarajevo perché voleva placare l'ira dei popoli slavi, dando il giusto rilievo a questi popoli nell'ambito dell'impero. Perché l'impero unisce, l'impero è amore. Noi siamo un popolo dell'amore. Ok, e con ciò, con impero unisce. E l'impero è un, per noi siamo un popolo dell'amore. Vi saluto qua, pecorella, ciao.